prestazione ha mancato solo il gol. Sì, sicuramente. Il primo tempo meglio, molto meglio del secondo. Il secondo fino a un certo punto, poi dopo loro hanno smesso di giocare. Come le avevamo studiate durante la settimana, era quello il momento in cui potevamo noi subire qualcosa, perché loro sono bravi a difendersi e poi a trovare questo gol che li fa o pareggiare o vincere. Sapevamo che era una squadra scorbutica, che offriva poco allo spettacolo, però dimostra anche la bontà, perché alla fine hanno 7 punti, non hanno ancora perso una volta, quindi può dire che questo tipo di gioco paga per loro. Bisogna sottolineare un'altra prestazione, però un altro 0-0 senza subire rete. Sì, sicuramente senza subire rete, però senza subire di botte. Perché diciamo che nonostante abbiamo fatto la partita, qualche volta ci siamo allungati, perché volevamo vincere, però poi ci siamo resi conto che vincerla a tutti i costi si poteva rischiare di perderla, abbiamo cercato di poterla vincere con intelligenza. Abbiamo avuto anche qualche piccola occasione, però poi alla fine diciamo che la partita si era arenata. Questi sono gli ultimi 20 minuti della prima frazione, anche qualcosina in più. La Nocina bene. Sì. È quella la Nocina che rispecchia il suo credo, oppure si può ancora migliorare? Migliorare sicuramente. Io dico che quegli ultimi 20-25 minuti, perché abbiamo creato tantissime, quindi, ma anche dopo abbiamo giocato, abbiamo costruito, però con una squadra che si è messa in area di rigore. Brava la Palmisa a non far giocare, no, ma loro hanno pensato solo a difendere e poi a ripartire, sapendolo fare bene, perché noi l'abbiamo visti e quindi dovevamo stare attenti a cercare di farlo, ma soprattutto a non prendere, perché poi questa è una squadra che fino adesso ha subito un solo gol, quindi il golletto se lo fa, poi se lo sa anche difendere. E noi siamo stati molto molto attenti insieme ai ragazzi a non prenderlo, ma a poterlo fare. Le occasioni che abbiamo avuto, se eravamo un poco più fortunati il primo tempo, e poi il secondo tempo penso che la partita cambiava schema tattico, loro dovevano venire avanti e noi ricordarsi che gli avremmo potuto fare anche il secondo di contropiede. Questo non è stato possibile, loro hanno continuato a giocare come l'avevano preparato, noi abbiamo cercato di vincere sempre con l'intelligenza, senza fare la fine che abbiamo fatto a Cireale, quindi tutto sommato il punto fa rammarico, non ci dobbiamo dimenticare dove siamo partiti, dove eravamo. Penso che la squadra sta dimostrando quelle poche promesse che abbiamo fatto, stiamo cercando di mantenere, quella di avere pure Molosso. La squadra combatte su ogni palla, a volte ci arriva, a volte un po' meno, però ai ragazzi non penso che nessuno gli può additare che non si impegna, anche chi entra sta dimostrando di dare il suo contributo, a volte lo dà meglio, a volte meno bene, però c'è stata. Anche il pubblico ha capito in alcune fasi della gara, ha sostenuto i ragazzi, è una squadra che rispecchia la mentalità del tifoso che vuole impegno, vuole. Noi l'impegno ce lo passeremo, poi altre cose, altre. Il calcio è fatto di 3 risultati, si vince, si pareggia e si perde. Domenica scorsa ci è andato bene, oggi abbiamo inelato un altro risultato positivo, potevano essere 2 punti, ma potevano a volte può anche capitare non prenderli, però noi secondo me dobbiamo farci forte della prestazione. Penso che la squadra abbia giocato con intensità, poi a me gli arbitri non mi piacciono, però siamo anche un po' penalizzati su alcune cose, però non mi va a parlare del perché gli arbitri non si è, però secondo me siamo un po' penalizzati, perché noi dobbiamo costruire, dobbiamo fare e non sempre abbiamo i tempi e i modi giusti per poterlo fare, dobbiamo fare sempre un controllo in più, però non sono altri perché ripeto stanno seminando, quindi può darsi che è normale adesso l'erba dove cresce di più, dove cresce di meno, e speriamo di poterlo trovare. Oggi un po' i ragazzi
però non ne voglio parlare, cioè, giusto perché sennò uno possa pensare che trova dei miei. Anche la verità che lo stavo per chiedere io, però sono boleano. No, no, secondo te. Anche perché ci sono, stanno facendo il possibile, l'abbiamo trovato in modo disastroso, adesso ci ha. Però potrebbe, vediamo. Trova dei miei. Anche la verità che lo stavo per chiedere io, però sono boleano. No, no, secondo te. Anche perché ci sono, stanno facendo il possibile, l'abbiamo trovato in modo disastroso, adesso ci ha. Però potrebbe, vediamo. Secondo tempo brava la Farnese ad addormentare la partita, a tenerla addomesticata, ma c'è stato anche il calo di qualche elemento, forse dovuto alla pesantezza del campo, perché calo che non abbiamo visto per esempio nella scorsa partita. Sì, calo, diciamo che parlo di Ruggero che è calato dalla distanza. Però tu mi diciamo, il problema è che Ruggero è arrivato in corsa, sì, sì, sì. Ed era anche normale che prima o poi dopo due o tre prestazioni alla grande potesse avere un calo fisico. In settimana ha avuto dei piccoli problemi fisici, li abbiamo dovuto gestire, non sapevamo nemmeno se poteva essere della partita o meno oggi, anzi ha fatto la sua onesta partita, giustamente noi ci ha abituato un po' bene, quindi oggi stiamo dicendo che non ha determinato, però secondo me anche lui ha giocato più che bene insieme alla squadra. Nel cambio tattico che abbiamo fatto ha determinato molto, perché gli ultimi 25 minuti c'è stato anche un cambio tattico, se avete visto, abbiamo cambiato qualcosa, ci siamo messi a questo, ci fa sicuramente ci fa contenti, perché oramai gli avversari possono incominciare a prenderci le misure, come noi studiamo gli altri, loro studiano noi, ed è che essere camaleonte, cioè cambiare anche un po' in corso, ci aiuterà sicuramente per il proseguo del campionato, che non dobbiamo dimenticare che è sempre la salvezza. Lasciamo spazio anche una domanda del collega Di Patti. Sì, anche volevo dire, anche la Farnese finora, ma anche oggi, soprattutto oggi, ha dimostrato di avere un cuore grandissimo, perché si è dibattuta e continua a dibattersi in difficoltà societarie ancora più pesanti di quelle della Rogeria, quindi i calciatori vanno sicuramente, però se posso creare appunto, secondo me questa è una buona squadra, gioca poco per le qualità che tiene, secondo me. Ma non voglio guardare. Secondo me se manca un uomo che sapeva fare il passo in avanti, perché non c'è un attaccante in un certo livello. Voglio dire, è una buona squadra, ha trovato questa alchimia tattica di stare tutti in basso e ripartire, va bene, ma secondo me questa è una buona squadra fatta di buoni giocatori, di categorie, che altro, voglio dire, non è proprio l'ultima arrivata. No, però il finalizzatore manca, però, quello che poi però con gli altri o lo metti avanti o lo metti lì. Evidentemente in questo momento. Non c'è per essere l'attaccante di Messi. Sì, però voglio dire, sta mettendo in grande avanti da quello che ho potuto vedere, però mette gli over lì e quindi fa una sostanza. Cioè, come la coperta, con gli altri, se lo toglie, lo fa, cambiare sicuramente, ma non, ripeto, se uno possa pensare che la Farnese sia l'ultima arrivata, secondo me, perché anche ha avuto vicissitudini societarie, però so che questa all'inizio era partita con altri obiettivi. Mister, infine è un punto guadagnato, sono due punti persi, o semplicemente lei si tiene la buona prestazione comunque che la Crocina oggi ha sfoderato? Guarda, chi è che non vorrebbe i tre punti, però si può anche perdere alla fine, se, su nostra negligenza, quel calcio di punizione, questa tirata da oltre la traversa, può trovare il tiro della domenica, oppure trovo un arbitro un po' indeciso su quella situazione dubbia, che secondo me è dubbia tra virgolette, perché secondo me, vabbè, però ripeto, di cui anche perdere, questo partito di cui perdere, il Genoa, domenica, questi qua secondo me non sono usciti. Poi si sono affacciati due o tre volte nella metà campo avversaria, hanno fatto gol e potevano fare anche il 2-1, perché io la partita l'ho vista e potevano alla fine vincerla addirittura.